L'operazione aggiustare l'Inter supera a pieni voti la prima prova. Ranieri debutta sulla panchina nerazzurra, regalando a Moratti la prima vittoria in campionato contro un Bologna positivo, ma impotente di fronte all'obbligo vitale di riscatto. Nei rossoblu Bisoli sceglie Di Vai unica punta, supportato sulle ali da Ramirez e Diamanti. Dall'altra parte invece Ranieri rilancia Pazzini al fianco di Forlan, con Coutinho largo sulla destra in quello che a tutti gli effetti un 4-4-2. L'avvio regala una bella Inter, compatta dietro e pronta a proporre gioco in avanti grazie all'intesa ritrovata dei suoi attaccanti. A creare il primo pericolo è tuttavia un difensore. Samuel viene servito da un rinvio errato di Portanova, ma anziché angolare calcia debolmente centrale, favorendo la respinta salvatutto di Gillet. La risposta del Bologna matura dopo pochi minuti. Coné lancia Di Vaio sul filo del fuorigioco, ma una volta tu per tu con Giulio Cesar, l'attaccante romano apre troppo il destro, con la palla che passa pochi centimetri dall'incrocio dei pali. Il pericolo scampato dà fiducia ai nerazzurri, che al dodicesimo bussano nuovamente alla porta emiliana. Il gran destro da fuori di Forlan va a sbattere però sul palo, strozzando in gol al primo urlo di gioia di Ranieri. A fargli eco poco dopo è un vivace e pungente Coutinho, il cui sinistro dal limite sibila il palo prima di spegnersi sul fondo. La mole di gioco e occasioni prodotte dall'Inter trova il meritato compimento al minuto 38. Cambiasso serve al limite dell'area Pazzini, il quale sfodera un bolide micidiale che piega le mani a Gillet, regalando il vantaggio all'Inter. Per il pazzo, prima gara da titolare, prima rete in campionato. E non osiamo immaginare in questo momento l'umore in casa Gasperini. La ripresa si apre ancora nel segno dell'Inter, che dopo tre minuti colpisce il secondo legno di giornata, con una sorta di pallonetto di Cambiasso che impatta sulla parte superiore della traversa. La squadra di Ranieri comincia però a concedere terreno agli emiliani, che ottengono le cose migliori, soprattutto quando la palla passa dai piedi di Diamanti. È suo il cross che al settimo diventa buono per Di Vaio, il cui colpo di testa viene però disinnescato da Giulio Cesar. Lo stesso portiere brasiliano concede il bis poco più tardi, volando all'incrocio a disinnescare la punizione perfetta di Ramirez. Al diciottesimo Ranieri sceglie di togliere Forlan per inserire Milito, lasciando dunque inalterato il modulo. A gongolare è però il Bologna, che al ventesimo si vede concesso un calcio di rigore per atterramento di Samuel su Portanova. Dal dischetto Diamanti non fallisce, insaccando un pareggio a questo punto della gara sacrosanto. La gioia del Dallara tuttavia la durata di un battito di ciglia, visto che alla prima occasione buona Milito colpisce. E lo stesso argentino a procurarsi un rigore sull'invenzione di Pazzini, con conseguente espulsione di Morleo. Dagli 11 metri l'eroe di Madrid non perdona, salendo a quota 3 in classifica marcatori e aprendo la strada per la beneficiata Inter. Beneficiata che si completa a 5 minuti dalla fine, quando sulla punizione del neoentrato Muntari Lucio sceglie benissimo il tempo dell'inserimento, deviando in rete con la spalla una buona dose di fortuna. Quella fortuna tanto mancata a Gasperini e che invece sembra aver già baciato Claudio Ranieri, il quale però non si illude, guarda avanti, la sua storia all'Inter è ancora tutta da scrivere.